Today many people talk about the lack of time. Oggi molte persone parlano di mancanza di tempo. Non hanno tempo per niente, ma abbiamo così tanti strumenti per massimizzare il nostro tempo. Abbiamo gli smartphone, i computer, possiamo inviare rapidamente email tramite Messenger. Però raramente ci prendiamo del tempo per pensare al nostro Creatore, per chiederci da dove veniamo e come possiamo unirci a Lui in preghiera. E spesso, quando arriva la domenica, vogliamo fare un'esperienza spirituale veloce, come se fossimo in un ristorante dove si riceve il cibo senza scendere dall'auto. Ci avviciniamo alla finestra, riceviamo la nostra benedizione, procediamo avanti, è come il fast food. Questo ci mantiene nutriti per un po', però in realtà non ci riempie. Le nostre anime sono destinate al Signore e anelano l'opportunità di stare con il Signore. A volte pensiamo che la divina liturgia delle chiese bizantine sia molto lunga e forse nemmeno comprensibile per il mondo moderno di oggi. Però dall'altro lato siamo sempre alla ricerca delle cose nostalgiche e tradizionali. La nostra liturgia è una liturgia profonda che invita le persone di lasciare tutte le loro preoccupazioni fuori dalla porta della chiesa e di trascorrere del tempo con il Signore, in preghiera, in meditazione per rendere gloria a Lui e poi rientrare nel mondo rinnovati. Spesso trascorriamo molte ore a fare la fila per acquistare i biglietti per andare ai concerti. Per ore aspettiamo in fila, a volte anche durante la notte, per comprare gli smartphone più recenti o qualsiasi altra cosa, perché per noi sono le cose importanti. Dobbiamo capire anche l'importanza di comunicare e stare insieme. La gente mi dice: ma io posso pregare a casa. E certamente, e io incoraggio le persone a pregare a casa. È importante avere la preghiera privata, preghiera individuale, però è anche importante riunirsi come comunità, comunità di amore. Gesù ha detto: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quando non vedo un mio amico da un po' di tempo, sono felice di stare con lui. Voglio passare con lui del tempo per parlare, per scoprire come sta, come va la sua vita. Lo stesso si può dire quando stiamo insieme, come una comunità di credenti. La liturgia bizantina ha tre parti: proscomidia, che è il rito di preparazione dei santi doni, liturgia della parola e liturgia eucaristica, detta anche liturgia dei fedeli. Durante la liturgia della parola, al centro dell'altare si trova il Vangelo. I fedeli ascoltano il Signore che parla mediante le sacre scritture. Nella liturgia eucaristica, il Signore si fa presente sull'altare per essere offerto al Padre per la salvezza del mondo. La liturgia eucaristica è composta da inno cherubico, grande ingresso, litanie, simbolo di fede, santa anafora, inno alla Santissima Madre di Dio, Padre nostro, riti di comunione, preghiera dell'ambone e benedizione finale. La parte della liturgia bizantina, che si chiama la liturgia eucaristica o liturgia dei fedeli, si apre con l'inno dei cherubini. Prima che l'assemblea inizia a cantare l'inno dei cherubini, il ministro apre il letone. Un tavoliolo di lino piegato sotto il libro del Vangelo, che corrisponde al corporale nella tradizione latina, e alla tradizione bizantina simbolizza il sudario con cui era coperto il capo di Gesù nel sepolcro. Il gesto dell'apertura degli letoni simbolizza l'inizio della preparazione dell'ultima cena, per quale è necessario mettere una tovaglia decente.
Mentre l'assemblea canta, il sacerdote dice segretamente a bassa voce una preghiera lunga e molto profonda. Nessuno che sia schiavo di desideri e di passioni carnali è degno di presentarsi o di avvicinarsi o di offrire sacrifici a te, Re della Gloria, poiché il servire te è grande e tremendo, anche per le stesse potenze celesti. L'idea principale di questo inno è che noi, fedeli qui presenti, partecipiamo alla stessa liturgia degli angeli nel cielo. L'inno dei cherubini ci riporta alla liturgia celeste, descritta nell'Apocalisse di Giovanni. Le persone sulla terra diventano concelebranti degli angeli e tutti insieme, uomini e angeli, accolgono e accompagnano il Re della Gloria. Durante il canto dell'inno si svolge una seconda processione, chiamata Grande Ingresso, in cui i ministri trasportano i doni dalla mensa della preparazione fino all'altare. Durante il grande ingresso, il clero fa la commemorazione della gerarchia, iniziando dal Papa, il Patriarca e il Vescovo del luogo, le autorità civili, varie categorie di persone e i fedeli presenti. Il grande ingresso, già dai tempi dell'Impero Bizantino, ha avuto due spiegazioni. La prima diceva che il grande ingresso è ingresso del Signore in Gerusalemme, prima della sua passione, morte e resurrezione. Allo stesso tempo la seconda spiegava il grande ingresso come la processione funerale con il corpo di Cristo. Il prete mette il disco e il calice sul liton aperto sull'altare e copre i doni importati con il velo. Dopo che i doni sono stati deposti sull'altare, segue la litania, la preghiera del sacerdote per i doni portati perché siano accettati dal Signore. Durante il credo i ministri si scambiano la pace con il bacio santo. Il bacio della pace non è soltanto un simbolo, ma soprattutto è un atto della riconciliazione delle persone. Durante la recita del credo, di solito il sacerdote agita lentamente il velo grande sopra i santi doni ad indicare l'azione dello Spirito Santo. Quando la Divina Liturgia è presieduta da un vescovo, i concelebranti agitano il velo sopra la testa del vescovo che si china sui doni sacri.
Dopo il credo segue subito l'anafora, il momento più intimo e più sacro della liturgia. Ci sono due parti dell'anafora. La prima è chiamata l'anamnesi, che dal greco si traduce come il ricordo, la memoria. E nella liturgia bizantina questo è una preghiera in cui si fa più esplicita menzione dell'opera di salvezza realizzata e compiuta da Cristo. Noi rendiamo grazie al Signore che accoglie questa preghiera e doni portati dalle nostre mani, nonostante che davanti a Lui stiano miliardi di arcangeli, miriadi di angeli, i cherubini e i serafini. Fanno parte dell'anafora le parole dell'istituzione dell'Eucaristia. La seconda parte dell'anafora è l'epiclesi, che dal greco si traduce come invocazione, e nella liturgia bizantina è la supplica in cui la Chiesa chiede al Padre di inviare lo Spirito Santo sul pane e sul vino, perché li renda cibo e bevanda di salvezza, cioè il corpo e il sangue di Cristo. Alla fine dell'anafora si ricordano i defunti e i vivi.
La comunione è preceduta e preparata da una litania, dalla recita di Padre Nostro, da preghiera di benedizione e dalla solenne elevazione. Qualche istante prima della comunione si versano qualche gocce di acqua calda nel calice dicendo: fervore di fede, pieno di Spirito Santo. Amen. Così il cristiano, ricevendo il calice, si comunica al sangue di Cristo, reso caldo dal fuoco dello Spirito. La Sacra Eucaristia viene sempre distribuita sotto le due specie per mezzo di un cucchiaino. Nella celebrazione dell'Eucaristia riviviamo il mistero della croce. Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, l'amore di Cristo crocifisso e risorto si comunica a noi come cibo e bevanda, perché possiamo seguire Lui nel cammino di ogni giorno, nel concreto servizio dei fratelli. Queste sono le parole di Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus il 3 settembre di quest'anno. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Commentando queste parole di Gesù, Santo Padre ha ricordato che la via del nostro Signore è la via dell'amore e non c'è vero amore senza il sacrificio di sé. Il sacrificio non è qualcosa a cui oggi ci piace pensare, eppure alle famiglie viene chiesto di sacrificare così tanto per crescere i loro figli. Durante il nostro rito di matrimonio, sulle teste degli sposi si mettono le corone, che rappresentano le corone del martirio. Così loro diventano un solo corpo. Marito sacrifica se stesso alla sua moglie e la moglie al suo marito. E in questo modo iniziano una famiglia e sacrificano tutto per i loro figli. A volte hanno due lavori solo per poter dargli un'istruzione universitaria. Quindi il sacrificio è qualcosa che, secondo me, la persona moderna capisce perfettamente. Ma noi possiamo distinguere tra il digiuno e la dieta. Se stiamo a dieta, significa semplicemente che stiamo limitando certi cibi, perché vogliamo avere una salute migliore, un corpo più bello. Ma quando digiuniamo, vuol dire che non solo rinunciamo a certi cibi, ma aggiungiamo una particolare dimensione spirituale, che è la preghiera. Ed è la preghiera che è il nostro fondamento, che ci avvicina a quella intima comunità che chiamiamo la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che ci sono sempre con noi per guidarci. Nostro Signore Gesù disse che avrebbe mandato lo Spirito Santo ad essere con noi fino alla fine dei tempi. E quindi, quando cooperiamo con la grazia, è lo Spirito Santo che ci guida. Se crediamo che siamo in grado di fare le cose più grandi, li possiamo fare davvero. È lo stesso con il sacrificio del nostro tempo, il sacrificio gli uni per gli altri. Potremmo anche dire che il sacrificio è un atto d'amore divino.
La liturgia dei fedeli si chiude con una preghiera di ringraziamento e varie forme di benedizione.